già in passato mi era capitato di giocare contro di lui e fece la stessa cosa, quindi già un pochettino potevo anche aspettarmi una cosa simile da lui. Diciamo, ha avuto gli attributi per farlo e gli è andata male, meglio per noi sicuramente. Ti sei vendicato? No, ma già all'epoca lo sbagliò, quindi saranno problemi suoi ora. Non te lo farà più? No, lo farà ancora. Se conosco un attimo la persona, lo farà ancora. Paolo, che partita è stata e soprattutto è andata come l'avevate preparata? Sì, è andata esattamente come l'avevamo preparata. Sapevamo che loro sarebbero venuti qua a giocare a viso aperto, metterci in difficoltà, e noi dovevamo essere bravi nelle ripartenze, nei calci piazzati, a essere pericolosi. Sicuramente abbiamo avuto più occasioni noi. Loro, tolto il rigore e il tiro di Dursi che è uscito di pochissimo al primo tempo, non ricordo di essere stato messo in difficoltà. E loro, il loro portiere sicuramente qualche parata in più l'ha fatta. Come essere il portiere meno battuto d'Europa? Lo saresti mai aspettato? Queste cose qua cerco sempre, cioè non ci penso. L'ho detto sempre, per me l'importante è che la squadra vinca, poi non prendo gol è sempre meglio, però le partite finiscono tutte 2-1, io ci metto la firma lo stesso. Ora c'è la partita di Monopoli, che sarà un'altra partita importante, no? In questo rush finale sono tutte finali. Sono tutte finali, però secondo me quella di domenica c'ha ancora un valore in più, contando che il Catanzaro riposerà, quindi portare a casa 3 punti potrebbe dare, non dico il segnale finale, ma potrebbe dare un segnale ancora più forte che noi siamo lì e siamo sempre concentrati al massimo. Paolo, un commento da parte tua su questo momento così pieno che poche volte si è visto così quest'anno, forse solo col Catania? Sicuramente fa piacere, è tornato l'entusiasmo, è tornata la gente, speriamo di continuare così e che tutte le partite siano così da qui alla fine. Cosa hai pensato durante il calcio di rigore? Ho pensato che o faceva lo scavino o tirava a destra, infatti io mi sono appoggiato sul mio lato destro, poi quando ho visto che ha rallentato tanto la rincorsa ho intuito che potesse fare una cosa simile. Poi sicuramente gli è venuto anche male perché è arrivato molto lento lo scavino, però saranno problemi loro mo che tornano a casa. Facendo un passo indietro, il rigore dalla tua prospettiva c'era, non c'era? Mi sembrava, da dove l'ho visto io sembrava di no. Però mi è stato detto che poi rivedendolo tutto sembrava esserci. Quindi, no, era dentro l'area, ma c'è stato quel tocco di Marzorati? Da dove ero io sembrava che Giannone avesse cercato Marzorati, invece poi hanno detto che rivedendo il rigore c'era. Noi prendiamo quello che è, rigore sbagliato e andiamo avanti. Un altro punto guadagnato, una partita in meno e andiamo avanti per la nostra strada.